avrebbero aperto società fittizie per svolgere attività inesistenti, che emettevano false fatture elettroniche sulle quali veniva scaricata l'IVA di altre imprese amiche. E poi le chiudevano prima che lo Stato italiano potesse effettuare i controlli. Una maxi frode su un giro d'affari avvenuto solo sulla carta da 200 milioni di euro. Questo, secondo la Guardia di Finanza di Oristano, che ha scoperto la frode, sarebbe stato il sistema utilizzato da alcuni imprenditori cinesi per evadere il fisco. Un'impresa di Oristano riconducibile a un gruppo di cinesi avrebbe infatti emesso fatture per operazioni inesistenti, acquisti fatti presso cartiere che in realtà non avevano mai aperto, anch'esse intestate a cinesi. L'impresa accentrava sulle aziende fantasma il debito IVA. Le cartiere fittizie poi venivano chiuse entro 2 anni dall'apertura della partita IVA, rendendo così di fatto impossibile effettuare i controlli fiscali. Nel frattempo, però, le false aziende fatturavano vendite per decine di milioni ad altre imprese gestite da cinesi e il denaro veniva rapidamente trasferito in Oriente, dove se ne perdevano le tracce. Secondo la Guardia di Finanza, con questo metodo, l'organizzazione avrebbe fatturato operazioni finte evadendo 37 milioni di IVA, anche grazie alla consulenza di un fiscalista italiano che è stato denunciato assieme a 18 persone di origine cinese.